Un secolo di storia che se ne va. È morto Adolfo Ceccherini, l'ultimo partigiano del Pescarese. Aveva 102 anni. Funerali oggi nella chiesa di Sant'Antonio a Pescara in una cerimonia discreta e intima. Adolfo Ceccherini era anche presidente onorario del comitato provinciale Ettore Troilo dell'ANPI di Pescara. La triste notizia, si legge in una nota dell'ANPI, ci ha lasciato sgomenti e senza parole. Con lui se ne va l'ultimo testimone diretto della resistenza nella provincia di Pescara, è un pezzo importante della nostra storia. Nato il 23 novembre del 1921, seguì le orme del padre arruolandosi nella Marina Militare, dove fu impiegato nei servizi segreti e dopo l'8 settembre 1943 fece la sua scelta. Rientrato a Pescara da Roma, divenne partigiano e operò nella zona di Colle Corvino. Fu inquadrato nella formazione partigiana Pescara Nord, guidata da Ezio Di Clemente. Il figlio Aldo, commosso, lo ricorda così. Era una persona buona e amante della libertà in tutto quello che ha fatto nella vita personale e lavorativa. È stato questo il segno distintivo della sua vita, lunga vita. Lui ha scelto di diventare partigiano. Certo, in quel momento un ragazzo giovanissimo non poteva che stare dalla parte della libertà. L'ultimo ricordo che ha di papà, l'ultima cosa che gli ha detto e le è rimasta impressa. Di stare vicino alle persone che hanno bisogno e di essere liberi in quello che si fa. E di queste guerre che impazzano purtroppo nel mondo, cosa diceva? Che dovremmo forse ragionare un po' di più e non farci portare dai dolori di pancia, ma essere un po' più di vivere col cuore. Le parole di Nicola Palombaro, presidente ANPI Pescara. Sì, quello che lui ha fatto, così come tanti altri partigiani, è stata proprio una scelta di chiudere una parentesi che prevedeva la guerra. Il fascismo era. La guerra faceva parte dell'ideologia fascista, per cui ecco, fare quella scelta significava anche chiudere un periodo di guerra drammatico che per il nostro paese. Oggi bisognerebbe ricordare quelle scelte, ricordare da dove veniamo. Perché le guerre ce ne sono tante, non soltanto quell'Ucraina di cui si parla ancora sempre di meno, e non soltanto nel conflitto tra Israele e Hamas. Le guerre sono tante, e sono sempre una sconfitta per l'umanità.